Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video qui su StarCraft. Allora ragazzi, cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere il mio primo torneo vinto. Il replay è stata una partita veramente grandiosa perché, non solo perché ho vinto il torneo, logicamente, ma anche perché sono andato a vincere con un'unità che non avevo praticamente, diciamo, mai usato a livello, cioè l'ho usata alcune volte, mi è capitato di usarla, ma mai con buoni risultati e comunque è successo pochissime volte perché difficilmente il game si è andato evolvendo in quel modo lì. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere la finale del torneo di qualche giorno fa. Ho avuto soltanto adesso il tempo di registrarlo, sono le 3:30 di notte, logicamente, sempre così, diciamo, mi riduco sempre a questi orari qui per registrare, quindi ci devo avere anche una certa lucidità. Allora, iniziamo, va bene, con la fase iniziale, good luck, have fun. Partiamo, qui ancora evolvevo la mia strategia, diciamo, non mi ero ancora visto una serie di video di un grande player YouTuber che poi nel prossimo video vi dirò, quindi non spoileriamo. E facevo sempre subito la pull, logicamente anche sbagliando un po'. Infatti devo dire che attualmente il mio livello di gioco si è un attimino evoluto rispetto a qualche giorno fa. Qui subito mi dà filo da torcere, davvero subito mi fa fuori qualche drone, teniamo le unità sempre lì in alto. Mi difendo vicino alla regina, qui è in produzione, sta per uscire e con le due regine, diciamo, riesco a mettere temporaneamente in fuga, anche se per pochissimo, questi miei titori. Arrivano altri droni, spunta un'altra regina, eccoli qua che vanno a riscavalcare nella parte della base principale. Qui si ferma, logicamente non gioca più, non muove più, non fa più passetto auto-attack come andrebbe fatto con i miei titori per avere, diciamo, una buona rendita. Poteva muoversi qui, darmi parecchio filo da torcere, magari farmi fuori qualche altro drone. Non lo ha fatto. Eccolo qui che riscavalca. Mi dà veramente del filo da torcere fin dall'inizio della partita, non c'è che dire. Ma glieli faccio comunque fuori tutti. Quando sono a 19 droni, lui ha 23, adesso ha 24. Spuntano altri droni, lui sta facendo delle caserme e delle fabbriche, a potenziamenti ancora ne fa. Io qui ho un manipolo di Zergling con cui faccio fuori i suoi marine, anche se ovviamente si è fatto la planetaria che me li ha sturati, altrimenti mi avanzava qualcosa, magari riuscivo anche a prendermi qualche SCV. Continuo ad ammucchiare dei Ling qui. 31 SCV a 37 droni per me. Diciamo che quanto a supply sono in vantaggio, 67 contro i suoi 50, non sono messo male. Creo un altro esercito e parto. Parto, vediamo se la terza l'ha fatta lì, non l'ha fatta lì. Quindi mi sposto un attimo sopra, starò facendo qualcosa qui da qualche parte. Velocizziamo un attimino. Ecco qua, non c'è la sua terza base, quindi a questo punto io so per certo che ha ancora due basi soltanto. Qui non è stata una mossa molto, molto intelligente andarmi a schiantare questi Ling contro la sua planetaria. Esce fuori con degli Alien e a questo punto anche dei Marine con cui mi distrugge. Eh sì, me lo fa fuori proprio facile. Potevo spostarlo effettivamente quel sorvegliante. Vediamo che con una Banshee
Si appresta un arras dei miei droni, ne fa fuori infatti subito uno, ma io porto le regine qui e diciamo lo chiudo anche con la regina sopra e gli butto giù questa Banshee con cui lui praticamente mi ha fatto fuori un solo drone. Vado di Roach al momento e anche qualche Mutalisca. Mutalisca qui infatti una build un po' confusionaria, Roach Mutalisca. Volevo andarlo un attimino a sorprendere, facendogli fuori qualche SCV, però vediamo che lui già si è ben difeso, dagli aerei. Va a posizionare la sua terza base qui lontanissimo, perché ha visto che io vado cercando logicamente la sua terza base, che la terza e la quarta sono le più vulnerabili. Quindi, ecco qui che posiziona qui le sue Helion. Qui va a costruire la torretta di avvistamento. Mandiamo questo sorvegliante in giro per la mappa. Faccio tornare indietro e qui logicamente mi scouta involontariamente, dato che mi ha mandato l'incrociatore, mi ha scoutato le mutalische, quindi io praticamente all'istante le mando e tra le mine. Le torrette non trovo veramente terreno fertile per questo approccio che ho avuto, diciamo, con queste mutalische. Ne ho messe a fare altre e qui anche un errore perché un po' mi ricordo che ci ho pensato, le avevo già messe a fare, ma non è stata una geniale idea visto il quantitativo di difese antiaeree che aveva. Si è capito che per il momento con queste mutalische non ci potevo fare proprio niente. Ormai il supply è pari a livello di economia, praticamente anche siamo pari, ho qualche drone in più. E parto a questo punto con il mio esercito. Vado a vedere se c'è la terza base. Non c'è, non noto subito questa. Logicamente il suo gioco è riuscito. E mi porto qui. Vediamo lui che porta due alien. Cerca anche lui di beccarmi la base e lascia morire le sue Helion senza neanche darsela a gambe. Parte con i suoi incrociatori verso direttamente la main base. Io lo vedo, torno indietro e qui a questo punto le muta hanno avuto una qualche utilità. Mi si va a teletrasportare qui e qui a questo punto io ho fatto anche le Hydra. E lui praticamente si lascia, ha fatto quel bruttissimo teletrasporto non nella sua base, ma nella mia, e non può molto. Gli faccio fuori tutti gli incrociatori con cui stavo facendo questo diciamo raid. Siamo pari tra droni e SCV. Mi posiziono qui pronto, arrivano altri rinforzi. A questo punto siamo a metà game. Posiziono al meglio le mie truppe in questo schianto micidiale. Qui lui rimane con 6 incrociatori, 23 marine, 5 carri d'assedio, anche le mine, mentre io sono rimasto veramente con le briciole per quanto riguarda le mie truppe. Lui cosa fa? Logicamente cerca subito di approfittare di questo vantaggio, perché ha notato che quello praticamente era tutto il mio esercito. Io capisco che lui se ne sta andando lì sotto, metto in salvo il salvabile e a questo punto io inizio a produrre i corruttori per andare contro i corruttori e Hydra per andare contro i suoi incrociatori. E a questo punto abbiamo anche Ling. Comincio a ricreare un esercito un po' terrestre, un po' aereo. Vediamo un per 4, vediamo quando si evolve qualcosa. Continua a truppare. Truppare senza problemi. Lui intanto ha le torri per scoutare le truppe nemiche. Mi posiziono. Lui è in vantaggio di supply di 37, un bel po'. Ha 10 SCV, con 60, insomma 10 SCV più dei miei droni. Con 4 basi attive, mentre io anche ho 4 basi attive, sono andato a fare la quinta.
Database, cerco, non trovo. Mi riposiziono al centro della mappa per evitare incontri indesiderati. E qui lui mi manda 5 incrociatori. Metto un pochettino, torno un attimino indietro. Ammucchio le truppe tutte qua per poterli andare incontro. E qui se la dà a gambe. Se la dà a gambe quando ormai il supply è pareggiato. Gli SCV sono pari ai miei droni. Mi sono rimesso praticamente in pari. Ero in una situazione di svantaggio. Me la sono cavata alla grande. Sono andato a portare la base da qui. Ne ho fatte invece di una qui, ne ho fatte due di qua. Not bad, lui parte di nuovo con questi incrociatori che, cioè, secondo me una volta sgamati non sono poi questa gran strategia. Va a fare anche lui la quinta base. E a questo punto io lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, però lo vedo quando mi arriva sul creep. E mi fa praticamente fuori tutta la terza base. Non ne rimane nulla. Continua a tirarsela avanti colpendo cose a casaccio totale. Rimangono solo tre, ne rimangono. E praticamente gliene rimane uno e se lo teleporta in base. Sta creando un mucchietto di marine e incrociatori. A questo punto siamo, sì, sempre lì. Bene o male, lui mi ha fatto fuori, però un bel po' di droni mi ha fatto fuori. Ma siamo Zerg, non temiamo. Qui andiamo a vedere che c'è questo fight, gli faccio fuori tutti gli incrociatori e praticamente anche tutte le truppe a terra. Qui non sono più messo malissimo, ho avuto una sorta di sopravvento in questo fight, nonostante l'apparente svantaggio. Lui è in super vantaggio di supply con 100 marine e 60 SCV contro i miei 40 scarsissimi droni, a un terzo del mining in più di me. Anche a risorse vediamo che lui è messo davvero bene, mentre io continuo a rosicchiare il fondo del barile per rifare le truppe. A questo punto lui se ne esce anche con i Thor. Esce anche con i Thor, sono costretto alla ritirata. Qui avrebbe potuto farmi davvero del male, però tende a non riattaccare subito. Io infatti ho ricostruito tutte le quattro basi. Qui ho rimesso qualcosa un po' a minare, anche se c'era rimasto davvero poco da questa parte. Ho anche quasi saturato quest'altra base, questa anche 10. Ne ho messo un po' da tutte le parti, non si scaricano i minerali. Allora, creati tantissimi corruttori. Non riesco a distruggere la base, però distruggo quest'altra. Quest'altra facilmente. Lui non fa nulla per impedirmelo. Praticamente nulla. Poteva chiudermi in un angolino e farmi davvero male. Invece decide di non fare nulla e subire. Questa prendo questa, praticamente una free base. Assolutamente. Passa da questa parte. Bruttissimo. Mi tira qualche colpo. I Beneling si salvano al volo e qui lui non li vede. I Beneling fanno un bel danno anche. Riesco in questo fight veramente bene. Ne esco bene. Ho riportato la situazione in mio vantaggio. Infatti, vedete, 164 a 135 con 70 droni. A questo punto è lui che ne ha 50. La situazione si è letteralmente capovolta. Ho dronato, ho risorse. Come vedete, siamo portati in pari, anzi, sono in quasi vantaggio. Vado per prendermi questa base. Lui praticamente cosa fa? Io cerco di prendermi questa base a tutti i costi e non ci riesco. Per pochissimo, veramente per pochissimo. Però anche lui, diciamo, è rimasto con gli spicci, un 32 Marine, 6 Thor e 4 carri. Va a costruire qui una torretta. Io passo e continuo ad ammucchiare. Ho visto a questo punto che lui sta facendo i Thor, quindi io vado di Beneling e corruttori a go-go. Mi prendo questa base che annulla, mi distruggo quel poco che ha fatto. Io intanto mi vado a prendere anche questa, che ovviamente non si sa se avrà vita breve o meno, ma ve lo spoilerò sì.
E qui che cosa succede? Inizio a trasformare i corruttori. Inizio a trasformare i corruttori, però qui per i patriarchi non gira bene. Perché gli esco così, li costringo ad annullare un'altra volta la base. Lui mi arriva con Marine e Thor, io schianto, però schianto volontariamente questi, cercando di fare qualche danno, ma per liberare il posto ai patriarchi, che altrimenti non riuscivo più a farli perché ero carico. Lui non ha più truppe volanti, io ho solo corruttori. L'ho messo davvero male. Sei patriarchi, un paio di Dralisk che non fanno testo, e qui potevo continuare ad attaccarlo tanto perso per perso, e invece non l'ho fatto. Scappano via i miei droni, in questo caso sono pieno di truppe, ma non sono pieno di truppe utili. Quindi cosa faccio? Continuo a creare corruttori e creo anche qualche truppa di terra per cercare di tenere testa a un po' queste truppette, a questo manipolo di truppe. Diciamo qualche roach buttata lì. Lui mi fa fuori la base che avevo creato e anche la quarta base in linea, però rimango comunque con 5 basi attive e 60 droni contro i suoi 44. La situazione rispetto all'inizio, voi potevate ricordare, si è capovolta. Faccio partire questi Ling alla ribalta che fanno qualche danno, qualche piccolo danno, e mi arriva con una serie di rinforzi mastodontici. Ma noi qui abbiamo già creato un piccolo esercito. Tra Roach e Patriarchi vediamo il suo esercito sbriciolarsi e diciamo che questo è stato il momento praticamente della sua disfatta, in quanto ha solo questa base minante perché le altre sono bloccate, queste finite e non riesce più a stare appresso, mentre io ho anche questa è mezza finita, ma questa non sta messa malissimo. I patriarchi sono già in volo, le difese aeree, se dovesse ricadere nel tranello di truppe volanti per farmi fuori, i patriarchi ce le abbiamo e quindi partiamo all'assalto della sua base. Gli rimangono tre praticamente di cui nessuna minante, ciò che ha e ciò che avrà, e vediamo che qui i patriarchi fanno un delirio. Ci si è messo anche con qualche incrociatore che prontamente viene massacrato dai miei corruttori. Il supply è nettamente in vantaggio per me, 100. E qui praticamente diciamo che è stata la sua disfatta. Con una parte dei patriarchi vado a distruggere la sua terza base con questo carretto, mentre con gli altri patriarchi me la prendo con la base principale, ovviamente è solo una questione di tempo in quanto lui non ha più minerali, ha solo del Vespene, ma praticamente non ci fa più nulla, 21 SCV, 11 Marine, chissà buttati dove. Non faccio neanche più caso a questi patriarchi che si stanno facendo uccidere dalle torrette, torrette che vengono prese di mira dalla progenie del mio patriarca. Well done, è stata davvero una partita intensa, intensa, e potevo sicuramente fare meglio, così come potevo fare anche meglio lui, ma in questo caso ho avuto la meglio. Lì per lì è stata veramente una partita sofferta, anche perché 36 minuti al cardiopalma, insomma. E quindi per questo game finisce qui. Benissimo ragazzi, volevo proprio farvi vedere questo replay perché è stato veramente divertente, è stato il primo torneo che ho giocato e che ho anche vinto, il torneo a eliminazione diretta composto da tre scontri. E quindi non c'è altro da aggiungere, il prossimo video sarà davvero divertente, si chiama Ridicolo. Ridicolo ragazzi, perché piccolo spoiler, vado a dilaniare sono rankato con quella partita oro 1, vado a veramente quasi umiliare un platino 2 che alla fine mi darà del ridicolo, e quindi non perdetevi al prossimo video perché sarà veramente veramente figo, e dove ringrazierò anche lo youtuber nonché grandmaster di questo gioco che
che ha fatto una serie di video tutorial veramente interessanti su come rankare passo passo, e seppur in inglese, e seppur non capendo la perfezione in inglese, ma solo in grandi linee, è molto chiaro. E seguendo, diciamo, la sua linea e il suo modo di evolvere le basi, sto davvero vedendo dei risultati pazzeschi. Sono passato rapidamente da 2 a 1, vista la partita contro questo Platino 2, lui è un Platino 2, che poi qui non fa vedere i rank, ma come potete vedere è stata una partita dove ho avuto il vantaggio praticamente quasi sempre, quindi davvero davvero sarà interessante da vedere e da portarvi. Per questo video devo dire non c'è altro da aggiungere, è davvero tutto. Vi invito a lasciare un bel like sotto al video, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, sia che siete esperti di StarCraft, sia che siate dei neofiti, oppure anche che siete persone che non hanno mai giocato a StarCraft. Vi ricordo che è anche free to play, quindi potete scaricarlo quando volete dal client di Battle.net. Davvero non c'è altro da aggiungere. Io vi saluto e ci vediamo come sempre in un prossimo video.